Si è disputata a Nuvolera, come ormai da alcuni anni, l'apertura stagionale anche per la categoria dei più piccoli, la categoria a noi più cara, i giovanissimi appunto. Oltre 200 gli iscritti che si sono confrontati sul classico tracciato ricavato tra le strade del comune, perfettamente transennato in completa sicurezza. Qualche curva e un lungo scorrevole rettilineo tra due ali di folla sono la cornice ideale dove si sono confrontati fino all'ultima pedalata i nostri campioncini in erba. Non è certo stata una giornata facile per la società Nuvolera, organizzatrice della manifestazione, con Adalberto Manterni e Danilo Albini in prima fila, che hanno dovuto cimentarsi in un lungo testa a testa contro la sfortuna, che come sappiamo non è una dea bendata e vedendoci bene spesso si accanisce contro le persone di buona volontà. Ma come diceva il vecchio saggio cinese, tutto è bene ciò che finisce bene. E anche il 31esimo trofeo comune, 13esimo Memorial Aldo Facchetti, finirà negli archivi come una grande festa dedicata al mondo delle due ruote e dell'attività giovanissima. Moltissimi, dicevamo, i partenti con la batteria G4 che ha dovuto dividere in due prove la propria gara. Tantissimo pubblico presente, anche grazie ad una giornata primaverile, sono il risultato principale della manifestazione, che come sua consuetudine ha concluso la giornata con la festosa premiazione di fine gara molto partecipata. Protagonisti assoluti, come si conviene, i piccoli atleti, che dopo un confronto serrato hanno determinato i seguenti risultati. Per la categoria G1 si è imposto Pezzotti Mattia, in forza alla società UC Valle Camonica, mentre per la categoria G2 a primeggiare è stato l'alfiere della formazione Springhedi, Filippo Bonazzoli. La categoria G3 vede il pronosticato Francesco Baruzzi a dettare legge nello sprint finale. Ancora un alfiere del team Valle Camonica, Gabriel Cominelli ha saputo conquistare la prima prova della categoria G4. Mentre la seconda batteria è andata ad appannaggio del Monte Clarense con Marco Baldan. Per quanto riguarda la categoria delle femminucce, hanno primeggiato per la G1 la trentina della formazione Grafiche Zorzi e Aranna Galante, per la G2 Margherita Putelli in maglia Castelmella, mentre la categoria G3 riconferma le qualità dell'ormai nota Asia Zanardini della Springhedi, che con la vittoria della compagna di formazione Fabio Lazzini sono diventate uno tra i punti di forza della formazione di Luciano Grillo. Benuzzi Vanessa non si fa certamente attendere, sulle strade di casa confeziona la sua prima vittoria stagionale nella categoria G5. Per quanto riguarda la G6, ancora una maglia azzurra a fare incetta di vittorie. Ovviamente si tratta della Springhedi che con Gloria Caldera completa la bella prova delle ragazze e consegna di fatto il secondo posto alla propria formazione ghedese nella classifica squadre con 36 punti, davanti al team Valle Camonica che ha saputo accumularne 20. Imprendibile come spesso accade la formazione cara alla famiglia Bregoli, la Monte Clarense, che con 75 punti conquista il primo trofeo per società targato 2016. Tutte le classifiche, fotografie e video potete trovarle sul sito internet pianetaciclismo.it oppure sul nostro profilo Facebook Pianeta Ciclismo. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.